Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi invece vi porto alcuni dei trattamenti super naturali fai da te che hanno cambiato completamente i miei capelli. Cominciamo con questo siero, semplicissimo da preparare, ma dà un risultato favoloso che si usa sotto la doccia. Metto il gel di semi di lino che io li preparo un bel po' e li congelo, l'ho scongelato e ci ho messo un paio di cucchiai di aceto di mela, latte di cocco da scatola e basta. Agitiamo il nostro siero e pronto. Si usa sia sotto la doccia che per fare la definizione per i capelli. Spero che vi piaccia, a me piace tantissimo e mi ha dato veramente tanto. Adesso passiamo a questa maschera super mega idratante che lascia i capelli stupendi, soprattutto se sono danneggiati o secchi, e a base di riso, ho fatto bollire del riso. Questa maschera si può utilizzare, si applica e si lascia a riposo all'incirca mezz'oretta, un'oretta, frattempo pulite casa, fate i mestieri e niente, poi dopo la potete lavare. Aggiungo il gel di semi di lino con i chiodi di garofano e rosmarino che io li preparo, come vi ho detto, e li congelo. Aggiungo un cucchiaio abbandonato, un cucchiaio abbondante di olio extravergine che è ristrutturante e il miele dà un tocca sano sia per i capelli che per la pelle, io lo uso spesso. E basta, frulliamo il tutto. E voilà, abbiamo una maschera fai da te, veramente che fa i miracoli sui capelli. Se non l'avete mai provata, provatela, fatemelo sapere perché veramente ci tengo tanto, perché tutti i trattamenti, le maschere che faccio sono provate, provate e riprovate. Quindi spero che vi piace. Questo qua invece ho un trattamento che si può applicare più di una volta e a base di oli. Io ho usato gli oli che ho a casa, io ho tantissimi oli per i capelli. Allora, ho usato l'olio extravergine, olio di peperoncino, una goccia, giusto? Olio di aloe. Ne ho una marea di oli a casa, questi qua sono alcuni, è il più idratanti, più attivanti, perché questo trattamento si applica ad esempio la sera e si va a dormire, che sappiamo se il giorno dopo laviamo i capelli, lo applichiamo sia sulla radice che sulla lunghezza dei capelli. Aggiungo l'olio di avocado, l'olio di lino. L'olio di karité, olio di jojoba, ma se non avete tutti questi oli a casa, basta utilizzare l'olio extravergine e l'olio di girasole. Aggiungo l'olio di chia, l'olio di ricino, che questo qua tutte le ricce devono avere a casa. Aggiungo qualche chiodo di garofano che attiva la ricrescita dei capelli, quello che ci interessa, che vogliamo i capelli super voluminosi. Allungo un po' con dell'olio extravergine. E voilà, il nostro preparato è pronto. Vado a invasarlo e lo lascio in bagno. E quando devo applicarlo sui capelli, cerco di scaldarlo leggermente. Deve essere leggermente caldo. Lo applico sui capelli e poi vado a dormire. Il giorno dopo li lavo. Gli oli sono molto 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 importanti per i nostri capelli, soprattutto i capelli secchi, danneggiati, e ricci, crespi, è importantissimo. Io ho usato nei corsi della mia vita un sacco di oli. Aggiungo
Adesso arriviamo all'intrattamento più efficace per capelli ricci, crespi, secchi, danneggiati, e il bagno di olio è veramente molto importante di farlo almeno una volta al mese, perché veramente vi cambia tantissimo i vostri capelli e avete del risultato stupendo: capelli idratati, belli definiti, ricci belli, belli voluminosi, che durano nei giorni. Allora, io come ho messo nell'altro video, ci ho messo in questo tutti gli oli che ho a casa: l'olio extravergine, l'olio di lino, l'olio di avocado, l'olio di argan, l'olio di jojoba, l'olio di karité, il ricino. Ho aggiunto l'olio di aloe, tutti gli oli che ho a casa, l'olio di chia. E la parte più importante è quello che potete tranquillamente aggiungere: il rosmarino, ad esempio, le foglie di alloro, potete aggiungere. La parte più importante è l'aglio, però lo dovete sopportare perché lo applicate per la notte e lo lasciate agire. È pesante l'odore, vi assicuro che è molto pesante l'odore, però lo fate per la vostra crescita, per fortificare i vostri capelli. Ho messo anche il burro di karité. Allora lo mettete e lo fate scaldare un pochino, non deve farlo bollire, giustamente solo giusto scaldarlo e applicarlo sui capelli e lasciatelo agire tutta la notte. Questo trattamento ve l'assicuro che veramente vi darà un risultato favoloso, però un risultato duraturo, perché io, come sapete, sono pro trattamenti naturali, perché a me proprio piace, a parte che mi piace il fai da te, ma soprattutto il risultato che vi dà. I capelli sono prodotti fatti da noi, prodotti naturali, non sono prodotti chimici e quindi non hanno nessun tipo di danno ai capelli, anzi fanno solamente bene a nostra pelle, ovviamente, e ai nostri capelli. Ho aggiunto anche questo olio o mix di oli che l'avevo preso, me l'ha preso la mamma realmente in Marocco. Faccio sciogliere il tutto a fuoco lento e vado ad applicarlo. Bella gente, se vi piace questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità, e soprattutto iscrivetevi, perché il 90% delle persone che mi seguono sul mio canale purtroppo non sono iscritti. A voi non vi cambia assolutamente nulla, ma a me cambia veramente tanto, e lasciatemi dei like se vi piace ovviamente, condividete i miei video così mi aiutate a crescere e migliorare le mie ricette e migliorare i miei video. Grazie. Bella gente, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti!